Gazzetta della Spezia è a Sarzana in compagnia di un noto personaggio, di un noto bluesman, il dottore Reverendo Arpo. Per tutti Reverendo Arpo, in realtà Andrea Giannoni, grande armonicista e grande impegno il suo nella musica di tutta la provincia e ben oltre. Buongiorno Andrea. Buongiorno e buongiorno a tutti. È finito il Festival Jazz and Blues, si mormora in giro che sia andato molto bene, e ci puoi raccontare qualcosa? Beh, c'è stata prima di tutto una risposta eccezionale da parte del pubblico, ecco. Tutti i locali erano pieni, non sto a fare classifiche musicali, sono tutti i gruppi che hanno partecipato a questi due giorni, a questa kermesse, partita anche un po' in ritardo, beh, sono stati veramente meravigliosi, bravi, tutti all'altezza, cioè nessuna classifica di bravura. I locali, come dicevo, che sottolineo, vorrei ringraziarli tutti, dalla Pazza Idea, al Cult, ai Fondacchi, al Paddock, eccetera, eccetera, hanno risposto in maniera meravigliosa. Vorrei dire che in parte hanno salvato anche questo festival che da quasi 4 anni si fa qui. Era il quarto anno, quest'anno c'erano state delle problematiche economiche, ciò nonostante, grazie all'impegno di sia tutti, l'amministrazione, sia questi commercianti qui, e sia Bonanni, che è l'organizzatore, sia Umberto Bonanni, che è l'inventore di questa kermesse, che ringrazio, e insieme naturalmente ringrazio a tutti gli altri. E gli artisti stessi. Gli artisti stessi che sono stati, questo è importante, sono stati tutti meravigliosi, disponibili, quindi grande blues, grande jazz, grande rock, grande pubblico dappertutto, insomma, gente che nonostante la serata ghiacciata ci è venuta a trovare in tutti i concerti, nelle jam finali, insomma, una cosa che dovrà a questo punto rimanere come un appuntamento fisso. Una cosa sì, che anche il sindaco stesso ha ribadito che proseguirà e sarà probabilmente anche ampliata da nuovi eventi che sono in studio. Ma io mi auguro che tutto questo prosegua sempre nella maniera migliore e con questo bello spirito. Andrea Giannoni è stato uno dei principali fautori di questa quarta edizione, anche con le critiche iniziali, quando si mormorava che la manifestazione fosse a rischio, sei stato uno dei che ha contribuito proprio con a stuzzicare. Mi sembrava naturale prima di tutto capire il perché questa cosa dopo 4 anni non si volesse più fare, e poi arrivare comunque a riproporla in qualche maniera. Questo è successo, adesso stiamo a vedere tutto il resto, siamo sempre molto attenti e molto vigili. E poi c'è stato anche un commerciante in particolare, un gestore che il gestore del paddock, si chiama Lelio, che è stato proprio anche lui fautore, ha iniziato a girare insieme agli altri, a cercare gli altri gestori, eccetera, e proporre un'auto-organizzazione che consentisse il mantenimento del festival. Infatti non finirò mai di ringraziare i commercianti che hanno partecipato a questa cosa, che è un po' la storia della musica dal vivo in questo paese, che in questi anni va un po' calando, però ci sono ancora figure di gestori che vogliono mantenere questo stato. E per noi che andiamo in giro da anni a suonare e raccontare dei blues e mille altre musiche bellissime, mi raccomando sempre, suonate dal vivo, è ossigeno, è la stessa forza che ci fa. Nel tuo caso è proprio vita. La vita, assolutamente. Grazie Reverendo. E grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Buon proseguo, buona musica.